del meetup di Grillo di Napoli. Ciao. Le giro, io non riesco a trovare. Cioè, metto, posso mettere più di qua, sì, perché non mi trovo. Però questo è pesantissimo, quindi è un casino. O parlo. Senza microfono. No. Senti, va bene. Allora. Oh. Allora, io sono Roberto Fico e magari vi posso raccontare un po' una storia, che è la storia breve e lunga di 4 anni del meetup di Napoli. Torno qua perché veramente pesa questo coso e quindi così. Il meetup di Napoli è aperto il 18 luglio 2005. All'inizio, come scritto, c'ero solo io, davo le domande e mi davo le risposte. Ed era in qualche modo l'inizio della rete. E poi piano piano si è aggiunta una persona, si è aggiunta un'altra persona e così via, si è creata una vera e propria rete. Ah, grande. Posso? Siamo attrezzati, vabbè. Sì, perché sennò avanti con quello. Allora, quindi stavamo dicendo che il 18 luglio 2005 si apre il meetup di Napoli e questa storia, queste persone man mano sono aumentate e quindi è cresciuto, volevo dire, sono distratto, lo sapete perché? Adesso ve lo dico perché sono distratto, perché devo fare degli interventi su quello che ha detto anche Mascia, cioè nel senso Gianfranco. Allora, la prima manifestazione che è stata organizzata in rete, a parte la presentazione che ha fatto Gianni, è stato il VDI 1. Questa, diciamo, in Italia, ed è un po' la verità dei fatti. E dopo è stato organizzato il giorno del rifiuto a Napoli e poi è stato organizzato il VDI 2. E questo è molto importante storicamente, perché poi man mano in rete non esiste il concetto di copia, esiste il concetto di moltiplicazione e questo è fondamentale come concetto. Però quando noi diciamo, come ha detto Gianfranco, che non ci devono che la rete è orizzontale e la rete è libera e organizziamo una manifestazione come il No B-Day, dobbiamo per forza dirlo, come tu hai visto, mi sembra che l'hai scritto anche sul blog oppure così, dire che il 90% della manifestazione è stata finanziata dai partiti di opposizione. Allora dobbiamo riuscire a dire, io penso, tutto quanto quando poi parliamo di rete, se no mischiamo e da moltiplicazione, che dobbiamo fare, dobbiamo essere moltiplicazioni come flash mob che si moltiplicano ovunque nel mondo, diventiamo qualche altra cosa. Allora l'importante è riuscire a dire sempre tutto quanto. Quindi cerchiamo, cioè questo, poi apriamo magari il dibattito su questo, però per me questo è fondamentale, se no non riuscivo ad andare avanti. Perché per esempio, facciamo l'esempio, non so se conoscete il giorno del rifiuto, ovvero il Monnezza Day, quello che abbiamo visto, c'è una foto qui che ritrae Piazza Dante pienissima. Ecco, la piazza del giorno del rifiuto è costata tra, ed è stato messo in rete questo, tra tutto 7.200-7.300 euro e sono tutti soldi, anche un euro, certificati e arrivati dai cittadini. Se fossero arrivati 5.000 euro non avremmo fatto i palloncini, se fossero arrivati 4.000 euro non avremmo fatto un'altra cosa e così via. Si arriva fin dove i cittadini arrivano. Questo è il senso della rete, perché se rimaniamo in un sistema come è adesso di maggioranza e opposizione falsa che ha un comitato di affari in sé, noi dobbiamo uscire da questa logica ed è appunto qui che si innesca la logica di rete, la logica che si trova su un altro piano e guarda questo aspetto in un altro modo. Sono un po' in silenzio perché mi dispiace, cioè, dire questa cosa qua, però vedi, questo è il giorno del rifiuto e qui hanno contribuito esclusivamente i cittadini e se si fosse avvicinato qualcuno, cioè
tipo proprio personaggi di partito che hanno contribuito, proprio contribuito a creare il disastro in questa regione, in questo paese, non sarebbero mai stati accettati dal famoso popolo della rete. Allora io ho proprio difficoltà ad accettare una cosa così com'è. Allora io dico, il popolo della rete, anche il popolo viola che si è mosso in maniera bellissima e formidabile, perché ci sono state tantissime persone in tutta Italia che si sono auto-organizzate, però io speravo che, siccome c'era la vera auto-organizzazione, si arrivava fin dove si poteva arrivare, senza l'aiuto di chi ha veramente distrutto questo paese. Allora è questo il senso. E questo il senso della rete. Voglio un attimo tornare al concetto che è bellissimo, che ha espresso il professor Colenna, perché è qui. Oggi tutti quanti, tutti, possiamo essere dei produttori e dei ricevitori. Il concetto di non ci serve, come ci serve 1 milione di kilowatt? Ci serve 1 milione di kilowatt, ma che ogni persona produca 1 milione di kilowatt. E questa è la nuova concezione della rete. Si è capito?